No? Beh, in qualche modo sì, perché diciamo, la storia di Vera Vigevani Haraj è emblematica, italiana, milanese di nascita, con la sua famiglia scappa nel 1939 da Milano, quando le leggi razziali si erano installate nella città, verso l'Argentina. Un nonno dice no, sono troppo vecchio, faceva l'antiquario in via della Spiga e ha detto no, io rimango, sono troppo vecchio per spostarmi e finisce deportato ad Auschwitz partendo dal binario 21. E la famiglia si installa a Buenos Aires, Vera diventa una donna ed ha un'unica figlia, Franca. Franca, 18enne, quando arriva la dittatura militare, era leader degli studenti della sua scuola secondaria e viene sequestrata e scompare e finisce in uno dei voli della morte. Quindi emblematica perché questa donna racchiude queste due tragedie, quella più recente di Desaparecidos e quella più antica della Shoah. E il film racconta il nostro viaggio, il mio e il suo, da Buenos Aires fino ad Auschwitz, quindi un lungo viaggio nella memoria, ma anche nei luoghi concreti che sono testimonianze di quei fatti oggi. Bello. Senta, come si fa a far sì che la giornata della memoria oggi poi coincide con i 70 anni dalla liberazione, no, del campo di sterminio di Auschwitz? Come si fa affinché questa giornata non sia soltanto, diciamo, una rievocazione, no? Una semplice rievocazione un po' di maniera, a volte anche per autoassolversi, diciamo così? Intanto bisognerebbe parlarne tutti i giorni e non una volta sola all'anno. E poi è molto facile in questo momento immaginare la questione con gli occhi attuali. Qual era il punto? Era l'indifferenza. L'indifferenza dei milanesi quando passavano i camion carichi di ebrei che andavano al binario 21 da cui venivano deportati in Sì. Germania. L'indifferenza degli argentini durante il Mondiale 78, per cui si festeggiavano i gol di Kempes mentre c'erano a poche centinaia di metri centinaia di prigionieri che poi sono stati eliminati con gli aerei. E l'indifferenza nostra oggi, europea, che stiamo a discutere adesso fra di noi in uno studio, quando molto vicini da noi succedono cose molto simili. Quindi già tale indifferenza è una questione che attraversa i fenomeni di cui abbiamo parlato, ma che ci appartiene anche oggi. Cioè essere capaci tutti i giorni di rendersi conto di non fare zapping quando una notizia ci dà fastidio, è già un buon lavoro, insomma, di concentrazione sulla contemporaneità e sulle tragedie che oggi ci circondano, no? Perché sono tante, purtroppo non è finita questa cosa, non è finita. Senta, dal suo, diciamo, osservatorio, dalla sua attività professionale, sente crescere l'antisemitismo in Europa? Sì, ma anche nel resto del mondo, sì, sento che cresce, ma credo che ci sia più antisemitismo perché c'è meno memoria, quindi la mancanza di memoria crea antisemitismo, perché la mancanza di cultura fa sì che uno tratti un argomento come se fosse identico a un altro, come se fosse un gioco, un videoclip, un videogioco. E, mi sembra che ci siano altri tipi di problemi, altri tipi di intolleranze che si stanno sviluppando. Quindi bisogna essere molto attenti, prendendo esempio da quello che è successo nel 1939 in Europa, per capire meglio quello che sta succedendo oggi nel mondo. Io credo che dobbiamo essere molto più attenti e, come dicevo prima, non essere così eurocentrici e pensare che tutto quello che avviene dentro il nostro confine è il mondo. Noi siamo stati il mondo, adesso siamo una piccola parte del mondo.